Secondo il massimo organo calcistico della Spagna, il campione argentino non può andarsene senza versare i 700 milioni al Barça. Non si corre di certo il rischio di annoiarsi seguendo la vicenda Messi. La notizia dell'ultima ora arriva dal comunicato della Liga che tiene a precisare, notificandolo pubblicamente, che il campione argentino deve pagare la sua clausola di rescissione se vuole andarsene dal Barça, dando di fatto ragione a Bartomeu e agli altri dirigenti catalani nel contenzioso di queste ore. La rottura pubblica di Messi, insomma, con il rifiuto di partecipare alla sessione di test medici di oggi, potrebbe ritorcersi contro di lui. Questa è la dichiarazione completa, in relazione alle diverse interpretazioni, alcune delle quali contraddittorie tra loro, pubblicate nei giorni scorsi su diversi media, relative alla situazione contrattuale del giocatore Lionel Andrés Messi con il Barcellona, la Liga ritiene opportuno chiarire. Il contratto è attualmente in vigore e prevede una clausola risolutiva applicabile nel caso in cui Messi decida di sollecitare la risoluzione unilaterale anticipata del contratto, eseguita ai sensi dell'articolo 16 del Regio Decreto 1685, del 26 giugno, che regola il rapporto di lavoro speciale degli atleti professionisti, in conformità con le normative applicabili, e, seguendo la procedura corrispondente in questi casi, la Liga non effettuerà la precedente procedura di visto per il trasferimento del giocatore se non ha precedentemente pagato l'importo di detta clausola. L'incontro, Jorge Messi, padre di Leo, in settimana lascerà Rosario per recarsi a Barcellona e incontrare così Bartomeu, presidente degli Spagnoli. Lo scrive Mundo Deportivo, con i due protagonisti del prossimo faccia a faccia che, in questi giorni, si stanno comunque tenendo in contatto. Jorge Messi vuole trovare un punto d'incontro con il club per far andare via Lionel nella maniera più civile possibile, nonostante il figlio abbia già forzato la mano, non presentandosi agli allenamenti e spiegando come il 10 argentino voglia nuove sfide a 33 anni. Dall'altra parte, invece, Bartomeu non ha intenzione di cedere, tantomeno gratis, la sua stella. Lo scontro è solo all'inizio. Nel frattempo il Manchester City aspetta 750 milioni. In pole position per Lionel Messi, i Citizens preparano lo stipendio monstre per il fuoriclasse del Barça. Come scrive Sport, gli inglesi preparano un grande investimento per il contratto quinquennale, scadenza 30 giugno 2025, primi tre anni al City, poi gli ultimi due a New York, in MLS, 100 milioni di euro lordi a stagione, che fanno complessivamente 500 milioni di euro lordi solo per l'ingaggio. E poi ci sono altri 250 milioni. Per cosa? Il City è pronto a versare 250 milioni nelle casse del Pulga tra tre anni come bonus di trasferimento per essere arrivato gratis all'Etihad e lo farà tra tre anni, nel momento in cui dovrebbe lasciare l'Inghilterra per volare negli States, per evitare di avere problemi nell'immediato con il fair play finanziario. Certo, per arrivare gratis, però, Messi deve prima vincere la sua sfida col Barcellona. E il City aspetta,